devi evitare qualsiasi tamponamento. Ok. Salve a tutti ragazzi, bentornati da noi in questo nuovo video di Test Drive Unlimited 2. Dovevo assolutamente farlo perché in pochi giorni, in quel video che doveva essere soltanto una prova quasi solo per me stesso, avete lasciato più di 15.000 mi piace, un migliaio di commenti, tutta gente peraltro che mi dice di conoscere e amare questa serie Test Drive Unlimited, sia il primo che il secondo. Il primo purtroppo adesso sarebbe veramente troppo azzardato. Ho preferito quello un po' più recente e sono contentissimo dei risultati. Ma non dei risultati per il video, sono contentissimo che abbiate capito cosa volevo fare e ha fatto piacere anche a voi. Infatti siamo qui dal nostro amico, che mi sono scordato come si chiama, mi ricordo Tess, ci sarà motivo immagino, lui un po' meno. Ma stavo notando che questa qui è una saletta adibita alla teoria, vedi, della scuola guida. Infatti qua ci sono gli schemi. Noi adesso, per andare un po' avanti, per poter fare qualcosa della nostra vita, dobbiamo necessariamente patentarci un pochettino. Asfalto con Marco Luzzini, attenzione, è italiano. Fuori strada Genoa. E poi Classic, che è lui. Guarda, si è seduto Cesarino. Fa invece scuola di auto classiche e infatti ha il muso di una... cos'è? Il muso di una vecchia Corvette lì nell'autoscuola. Quindi prima di partecipare a campionati devo ottenere licenze di guida. Ogni volta che non tieni una licenza sblocchi campionati corrispondenti. Perché devo prendere la Classic per forza? Scusate, Todd, rompere le palle! Giustamente perché siamo da lui, in effetti, forse. Le altre scuole saranno... sparsi in giro durante i test. Sono sempre su sportivo. Ok, noi invece abbiamo esperto proprio senza. Devo fermarla in molto in stile Gran Turismo. Bella, però c'è anche la livrea della scuola guida. Sono tanto belline queste cose. Quindi io devo andare. Devo affrontare questa chicane senza probabilmente far danni, ma magari più velocemente possibile. Sono andato a naso, non sapevo in quanto si sarebbe fermato. Congratulazioni. Quasi fin troppo facile. Insomma, Cesarino. Vai con lo slalom tra i barili. Ma secondo voi mi sbloccava un'altra scuola guida se sceglievo un'altra macchina? Ma non credo, però. Oh, 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 oh. Tieni la concentrazione. Hai ragione, hai ragione, Todd, dai. Possiamo correre anche meno, in effetti. Noi vogliamo subito padroneggiare l'incredibilanza, ma... Ok, ho detto che c'è proprio un pistino qua. Okay, congratulazioni. Vai. Grazie, senza... grazie. Nessun problema, fin troppo facile. Oh, si cambia macchina. Durante questo è l'esprit. Dovrai affrontare vari tipi di curve e lo sprint. Vari livelli. Alcune siamo in strada. Sono ricreate in questa prova. Oi. Scusi, Todd, non parte la macchina. Si era buggata la macchina. Avete visto? C'era la terza marcia impostata nel tachimetro e non si muoveva. Oh, adesso vai prima dentro, gas a martello e andiamo. Siamo in strada. Ah, che bellino. Almeno abbiamo la possibilità anche di provare un po' questa Lotus. Wow, chissà, forse se nelle prove finali ci sono anche auto ancora più violente. Intanto cerchiamo di non farci bocciare. Rallentiamo un po'. Occhio, qua c'è una brutta S. Frena. E ci buttiamo dentro. Oh cazzo! Minchia, si è andata lunga. Non frena niente. E il bello è che era pure in salita. Però ce l'ha data buona. 7 secondi sotto al mare. Guarda, arriviamo 8 secondi prima. Molto bravo Cesarino, ma questa per lui è una passeggiata, sono formalità, senza un problema. Questa però... No, c'è la pioggia! Devi adattare il tuo stile di guida, non solo in funzione del tuo veicolo, ma anche del meteo. Non dimenticare di adattare la frenata su una pista bagnata. Cioè, mi devo comunque frenare come la prima prova, però piove, quindi dovrò frenare molto prima. Suppongo. Per effettuare dei test a coda o delle curve a gomito, usa il freno a mano. Grazie. Ma perché a un certo punto il navigatore dovrebbe dirti questa cosa? Ah, ho capito, qua ci vuole il freno a mano qui. Porca miseria. Cesarino, per favore, non facciamo brutte figure qua. Da queste prove dipendono
dipende la tua conoscenza di Gigino nel tuo futuro prossimo, anche se tu ancora non lo sai. Ok, ma fa culo, frena a mano, scusa, perché devo andare a rovinarmi la vita? Va bene così. E comunque, quando dai il gas, meno male che è esperto, forse su... scusa, sportivo. Cos'è che usiamo noi? Sportivo, realistico, quel cazzo che è, insomma, senza aiuti, qua ce ne sono un po'. Sento ancora più il mustanghino. Ok, ma ci fa provare tutte e tre le macchine. Devi sapere adattare le tue traiettorie in funzione degli altri veicoli. In questo esercizio devi evitare qualsiasi tamponamento. Ok, vai, cioè devo superarlo? Bello lì! Che vuoi? Oh, concessionario disponibile, macchine europee. Ah, ma perché l'ho scoperto? Volendo si può anche andare... Oh cazzo, ma non è uno solo, ok? Ma non era un tamponamento, mi è venuto lui. Non scoraggiare, ce l'hai quasi fatta. Ma senti, l'ho scoraggiato. Apri un po' i finestrini, dai, tanto si può. Tamponatina. Eccolo là il concessionario, qua a destra. Ma quindi, ok, perché l'abbiamo proprio scoperto fisicamente. Ma sarà fatto apposta che in questa prova lo scopri, no? Immagino. Attenzione, perché prima sto scemo è dalle. Ma perché si intraversa? Possibile che non si riesca a fare questa prova? Andiamo, eh? Guarda come cambia, ragazzi, la strumentazione a destra, eh? Diventa quella vera di ogni macchina. Vera, insomma, o pressoché ben ispirata, ma... vera, direi, fin qui. Occhio a quest'altro. Oh, guarda. Però sono un po' stronzi, eh? Un altro deltino. No, vai via. Bravo. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fattissima. Entro 37 ti faccio anche l'un. Paga. Ben fatto. Todd, ragazzi, che gioco. Voglio subito il 3. Quando esce? Fammi vedere cosa sai fare su questo percorso di allenamento. In due giri. Ok, vai, è buio anche. Sfarfalla tutto, ma va bene, è bellissimo lo stesso. Sto gioco non ha idea di cosa sia il 4K, quindi è particolarmente in crisi sul mio monitor. Però sono riuscito a farlo girare bene e questa cosa mi fa molto piacere. Questo un altro po' girava solo in 4 terzi. Il primo di sicuro. Attenzione, curva a destra. Ok. Siamo 5 decimi sotto al delta. Occhio. Non è tantissimo, eh. Dobbiamo guidare bene e anche un po' veloci. Vabbè, qua abbiamo guadagnato 2 secondi. Voglio vederlo dentro. Guarda che... ma che spettacolo, ragazzi. Ora, la grafica avrà anche 10 anni, ma la realizzazione delle vetture non ha eguali. Ora che ne abbiamo vista anche più di qualcuna... dopo vado a farmi un giro nel concessionario europeo. Tra l'altro devo ricordarmi, riscoprire più che altro come si mettono le mod, che tante volte, ragazzi, se supportate a bestia anche questo video... mamma mia, il primo 15.000 like, non me la sento nemmeno di chiederlo. Però, vedete voi. Magari possiamo inserire qualche mod di auto più nuove. Oh, non morire! Abbiamo un grande vantaggio, quindi mi raccomando. Comunque forse abbiamo sbagliato a scegliere la Delta integrale, perché questa qua e anche la Lotus un altro test sono proprio divertenti da guidare. Grazie alla trazione posteriore. Ok, torno alla scuola di pilota. Quindi abbiamo preso la patente classica. Ottimo lavoro. Bella lì. Questa licenza ti spalanca le porte della competizione. Ora sì, hai accesso delle a macchine classiche. Scusa. Non devi fare altro che seguire le indicazioni sul GPS. Buona fortuna. Grazie per i tuoi consigli, Todd. Ben fatto, ho ottenuto la licenza C4. Ora puoi puoi partecipare a uno più C4. Grazie. Molto bene. Punti sviluppo. Ma adesso così per curiosità, no? Ah no, è solo questa. Quindi lo prendo. Mi tocca trovare altre scuole allora qui, eh. Ok, adesso però voglio andare a farmi un giro. Prima di andare a fare il campionato, cosa che dovrò fare per forza di sicuro, voglio andare... prezzo del club? C'è già qualcosa in vendita qui. Che cazzo è il concessionario? Tra l'altro queste robe qua segnate sono quelle che abbiamo tipo già fatto. Percorso, immagino. E beh, non può essere a 70 km. Aspetta qua. Punti chiave veicoli, eccolo. No. Questo è Jude, macchine usate, dove abbiamo preso... Oh, eccolo! Ecco perché c'è lo stemma della Volkswagen! Ah, Volkswagen Roof? Voglio andare a vederlo.
poi andremo a fare... attenzione! Quando compri un veicolo, assicurati che sia della categoria necessaria. Guarda qua che roba, abbiamo il Golfino, questa è addirittura la serie 6. Fino a che anno è stato? Ma sì, forse in effetti addirittura fino al 2014, o dico stronzate. 2011, boh. Queste sono Roof, no, tra l'altro ragazzi il Golfino 6 costa 25.000, quasi come la nostra Delta integrale. Questo è il GT, vero? Direi di sì. Questo è tipo un Porsche Boxster, ma qua si chiama Roof Spider, RK Spider. Tutte le Porsche qua sono Roof, non esiste la Porsche, c'è soltanto la Roof, che anche lei ovviamente esiste veramente. Sono modelli rivisti proprio delle Porsche, che evidentemente hanno i diritti con questo gioco. Ma io continuerò a chiamarle Porsche. Però quella sembra abbastanza moderna, eh? Una 9... Cioè è questa, ma questa qui ha il muso brutto, con i fari così. Invece questo ha il restyling già con i fari rotondi. 300.000, signori, ma stiamo scherzando? Sacco di soldi vogliono qua. Occhio al Touareg, questo è il modello Caccamo, che aprono solo le parti davanti però, eh? Dietro non si può vedere se è spaziosa. Ma che bellini comunque gli interni. Volendo ci si può anche salire, si possono anche provare. Dai, ci sono i filmati delle Porsche, delle macchine che vendono qua nell'ufficio, con i divanetti, la sala d'attesa di lusso, perché ovviamente è roba... Cioè, beh, oddio, strana come scelta vendere una Golf, un Touareg e poi delle Porsche. Però va bene, mi piace la saletta d'attesa con i filmatini. Guarda i Defiant, ma che bello, il concessionario della Madonna, veramente ben fatto. Ok, buona la qualità, degli interni. Che bello. Voglio sentire il sound. Bello. Cazzo, è un camion. Penso che il sound sarà lo stesso di tutte le Roof. Ma cosa succede se proviamo il Golfino GT? Bello, testardo. Ah, lei ha anche uno scopo. Ti dice tutta la lista delle auto con i vari prezzi. Puttana, il tuo mamma. Che botto! Ma guarda cosa mi ha commesso. Ragazzi, eravamo qua fermi, pronti per tornarcene a casa nostra. Sto cretino ci è venuto addosso. Forse dovremmo iniziare a pensare che ci servono dei soldi per le prossime... C'è la polizia qua davanti. Ma mi segue? Che? Ah no, non era quella, è questa. Vabbè, io vado, eh. Cos'è sta roba? No, ho trovato anche il concessionario Audi. Ma però questo qua non ce lo spoileriamo. Dai, andiamo a fare due soldi. Da dove sono uscito? Che poi magari la prossima volta... Che è multa? No, non la voglio. La sua prossima volta magari abbiamo qualche... qualche soldo. Vabbè, qua c'aveva ragione lui. E possiamo vedere anche qualche nuovo acquisto. E secondo me una volta che compriamo un'auto di un'altra categoria... Ma è crashato tutto? No, bisognerà indagare, ragazzi, la cosa mi preoccupa un po'. Allora nel frattempo facciamo una bella cosa, invece di andare a rischiare con le gare, vediamo un pochettino se Ciserino può andare negli spazi interni. Okay, in ogni grazie. Negozio troverai un venditore che ti darà accesso ai menu. Sì. Ah, lei. Ma rimane... Scusi, se io mi cambio i pantaloni, tu rimani... Forza, Cesarino, dai, vestiamoci bene. Prendiamo questo jeans, bello, colore classica azzurro, con una scarpa un po' più interessante. Fanno cagare, Cesarino. Teniamo le nostre scarpe, che sono... vanno bene. Soprattutto, cambiamoci questa camicia da fattorino, Cesarino, perché veramente... Vabbè, poi è tutto un po' bloccato. Dai, Cesarino, mettiamo questa maglietta nera, e non può essere mai peggio della camicetta da fattorino, guardalo. C'hai da solo i cappelli, non rompere le palle che siamo poveri, bisogna spendere il meno possibile. Grazie. Vi voglio ricordare, ragazzi, che abbiamo fatto tutto questo in un gioco di auto. No, è ricrashato! Maledetto Windows 10 che fa crashare tutti i giochi vecchi e belli e ti fa passare la voglia. Ragazzi, devo indagare. Allora, dai, secondo me il video c'è. Abbiamo preso la patente, abbiamo visitato un concessionario, abbiamo finalmente cambiato Cesarino. Stiamo svolgendo i classici passi per una vita migliore e molto molto figa su Test Drive Unlimited 2. Adesso vediamo se vedrete altri video. Vuol dire che sono riuscito a risolvere questo problema, che non lo so se si può risolvere. È chiaro che
così ogni due minuti non si può fare. Ma spero di riuscire a risolverlo, perché nell'attesa di Test Drive Unlimited 3, e visto che anche a voi piace e apprezzate questo genere di retro, medio retro gaming, però di titoli veramente emozionanti e leggendari, vedremo che si può fare. Io nel frattempo vi abbraccio, vi ringrazio di aver supportato anche quest'altro episodio. Vi aspetto chiaramente sui miei social che trovate in descrizione. Occhio, come sempre, anche a tutti gli altri link che potreste trovare cose belle e utili. Ciao ragazzi, al prossimo video.